Il nostro cantiere potrebbe essere collocato in una fascia di gamma di nicchia, dove non è un cantiere che fa i numeri, ma è un cantiere che tendenzialmente è una sartoria, dove entra il cliente, entra come cliente e ne esce un po' come amico, perché durante questo percorso in cui viene preso per mano e accompagnato dal disegno con dei vari rendering, all'uso delle varie essenze, all'assorbzione anche della parte motrice, se elettrica, se diesel, se benzina, di quello che potrebbe essere lo sviluppo della barca, lo accompagniamo e si creano anche dei rapporti umani durante questo percorso. Il legno è un'anima, è un materiale nobile. Adesso, prima abbiamo parlato di mio padre, quando faceva riferimento alla vetroresina diceva al cliente: ma perché non è andata sulla vetroresina? E lui diceva sempre che quando si hanno ospiti importanti lo champagne si beve nei bicchieri di cristallo, e quello serviva per dare un valore aggiunto a quello che era il suo prodotto in legno. Sono Simone Spinnato, abito a Laglio in provincia di Como. Sono qui per uno stage scolastico, che sono stage che vengono eseguiti durante l'anno per iniziare a far approcciare i ragazzi al mondo del lavoro. Mi piacciono molto le barche fin da piccolo. Ho deciso di venire qua e fare questo quarto stage. All'intutto si parte dal secondo anno fino ad arrivare al quarto, dove si fanno 1/2 stage all'anno, appunto. Io credo che bisogna investire tantissimo sui giovani. Certo, alle volte sono dei mal di testa, perché non avendo esperienza, non avendo un bagaglio interno a loro, però l'entusiasmo che portano i giovani, la voglia di fare, delle idee anche nuove, è fondamentale. Qua siamo nel reparto di verniciatura e lucidatura. Questa imbarcazione è una vaporina di 8 metri, costruita interamente in mogano per un hotel del lago. Ha completato il suo ciclo di riverniciatura, che è una manutenzione stagionale che si esegue per ravvivare il legno delle fiancate, della coperta e dello scafo. In questo caso si può vedere una sfumatura di questi fasciami di mogano applicati lungo tutta la lunghezza della barca e dettagli decisi dal cliente per sposare al meglio i canoni estetici dell'hotel. Viene poi applicata in questa zona una bordatura in ottone che crea un ottimo contrasto visivo tra legno e materiale metallico. In questa parte invece troviamo una piccola imbarcazione che viene adibita al noleggio per 2 o 4 persone, che possono andare a visitare varie parti del lago. Ha un motore fuoribordo da 40 cavalli molto efficiente, che però permette anche di avere una navigazione confortevole. Questa barca è una vaporina studiata dal cantiere basandosi sulle linee classiche che si trovavano negli archivi dei vari hotel. Vaporina perché era una barca che poteva avere una propulsione a vapore ed era una barca con una cabina, una dimensione molto grande, dove l'ospite poteva godersi il lago in piena tranquillità. Era guidata da un driver che portava i turisti dei vari hotel, per esempio l'Hotel Villa d'Este o altri nomi importanti del lago, attraverso le bellezze del lago. In questo caso questo disegno è stato reinterpretato dal cantiere Ernesto Riva, che ha voluto dare una linea più moderna a questi disegni classici. Quindi, riprendendo degli stilemi del passato, si è andati a tradurre in questa forma. Per esempio questa che vedete è una costruzione nuova che verrà messa in acqua a breve, per far conoscere un po' la tradizione del lago. Barca del lago, costruita sul lago, per il lago, per tour, trasporti e il massimo del comfort dei passeggeri. Pensata e studiata
per la massima resa sul lago di Como. Bottazzi resistenti, comodi spazi all'esterno a prua, una cabina riscaldata per l'inverno e un ampio prendisole per chi vuole godersi il sole e il lago. Realizzazione tutta in legno di mogano, fasciame incrociato, massima resistenza e uno scafo studiato per le onde corte del lago di Como. Comoda elica di prua per le manovre, motore Mercury 290 cavalli con piede poppiero, facile da guidare con ottima resa. Che mio figlio abbia fatto una scelta importante a livello universitario e abbia scelto la facoltà di design navale presso l'Università di La Spezia, anche perché per il cantiere potrebbe essere una scelta importante se la sua decisione poi futura, senza forzatura, possa essere quella di intraprendere questo percorso. Sono Stefano Riva, sono uno studente universitario, in particolare faccio design nautico a La Spezia. Faccio questo corso perché è una materia che mi appassiona, con argomenti che mi appassionano, e adesso sono qua in cantiere perché, avendo finito gli esami, non avendo ancora lezioni, sono tornato su a Como una settimana e quindi ho sfruttato l'occasione per venire a dare una mano. Questo mestiere mi piace il fatto che si possa costruire una barca da zero e che una volta che questa barca è completata e la si vede navigare in acqua, ti si riempie il cuore perché capisci che l'hai fatta anche te.